le interviste di Professione Reporter. Approfondimenti, dibattiti, confronti. In studio Marco Antonini. Buongiorno cari amici radioascoltatori, bentornati su Radio Gold, martedì 25 marzo 2014, è da poco andato il GR delle 11 e noi continuiamo i nostri approfondimenti perché questa volta parliamo di cultura. Buongiorno Gigliola Marinelli. Buongiorno Marco. Giovedì 27 marzo, quindi dopo domani, a Roma nella stupenda sala Margana di Piazza Margana 41 alle ore 18, presentazione in prima romana del nuovo romanzo La giusta scelta, scritto dal vice caporedattore di Rai Marche, Giancarlo Trapanese, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno a te. Giancarlo, è sempre un piacere averti ospite a Radio Gold. È un piacere mio, ovviamente. Partiamo dal tuo romanzo, il primo romanzo, La giusta scelta. È la prima volta che lo presentiamo qui a Fabriano. Raccontaci un po' come è nata questa idea e perché un libro così, Giancarlo. Ma La giusta scelta è, diciamo, è un libro, è un romanzo che vuole essere estremamente attuale. In fondo si pone la questione di fondo se la nostra vita è governata dal fato e dal destino o se siamo noi a governarla compiendo delle scelte molto spesso magari inconsce, ma alla fine che dipendono da noi. È la storia di un bancario sfigatissimo che vive a Roma, e questo bancario in tutta la sua vita le ha sbagliate tutte, ha sbagliato i matrimoni, ha sbagliato il rapporto con il figlio, ha sbagliato perché ha accettato un posto in banca lui che era un hacker, uno strepitoso esperto di informatica, e poi è stato sempre superato da qualcuno che conosce qualcuno nella sua vita professionale. Insomma, una storia veramente di tutti i giorni, si può dire, in Italia. Lui però si ribella e mette a frutto le sue conoscenze cercando una mega truffa galattica ai danni del suo istituto bancario, e da lì poi comincia una storia lunga di confronto con se stesso, con l'etica e con il riconoscimento del merito in questa società. Sì, appunto Giancarlo, il riconoscimento del merito. In questo romanzo viene fuori anche un rapporto con il denaro, l'amore, la società. È una società che è del conosci qualcuno? Il merito è ancora riconosciuto? Ecco, è una società nella quale decisamente, senza fare del qualunquismo, abbiamo difficoltà a riconoscere che il merito abbia il giusto spazio e il giusto valore. È una società più di appartenenza che di conoscenza. Cerchiamo di sapere soprattutto non chi è una persona, ma di chi è una persona. Ecco, ecco. In questa società probabilmente è chiaro che l'insofferenza di chi ha merito, di chi lavora, di chi cerca nel lavoro e nell'impegno la sua soddisfazione e aumenta quotidianamente, e si misura così anche la storia di Sauro Rocchi, che è il protagonista di questo romanzo e che è un po' diverso, diciamo così, dagli altri 7 libri che ho scritto, perché è un libro molto attuale, molto particolare, e ipotizza anche questa storia, questa truffa clamorosa, e con una fuga e cambio di identità all'estero, alle isole Cayman, che però le cose non sono mai poi come si progettano. Senti Giancarlo, tra i relatori vogliamo citare Broccoli, Scaccia, ho detto, insomma, sì, un parterre d'eccezione. Devo dire davvero che sono tanti amici che mi vogliono bene, che come Umberto Broccoli, che è un personaggio assolutamente di primissimo piano, la grande Rosanna Vaudetti, e poi Pino Scaccia, che noi conosciamo molto, sì, bene, tanti anni inviato al TG1 e la sua carriera iniziò proprio nelle Marche, e quindi devo dire personaggi di grandissimo spessore, ma poi ci saranno anche tanti ospiti illustri come Sebastiano Somma e tanti altri. Bene, allora non perdete la prima romana del nuovo romanzo di Giancarlo Trapanese, La giusta scelta, alle ore 18, giovedì 27 marzo a Roma, presso la bellissima sala Margana. Giancarlo, un grande in bocca al lupo da Radio Gold, un abbraccio dalla città di Fabriano che ti aspetta quanto prima sulle nostre frequenze per venire a parlare ancora di cultura con te, che è sempre un enorme piacere. Ci sarò senz'altro, grazie a tutti. Un abbraccio, ciao Giancarlo. Grazie, grazie a Giancarlo Trapanese, vi ricordo, vice caporedattore di Rai Marche, lo trovate nei consueti appuntamenti dell'informazione sulla terza rete pubblica. Grazie Gigliola Marinelli, vi grazie ricordo tra meno di 20 minuti l'appuntamento con il GR locale, tante le notizie, rimanete su Radio Gold, grazie e buona giornata a tutti voi. Le interviste di Professione Reporter.